tante domande, però la storia e la passione del vino parte dalle comunità, parte dalle città, parte dalle storie dei territori, dai piccoli borghi, dalle aree interne, da quello che può essere il costrutto di un percorso di una comunità. Ed è chiaro che l'importanza enogastronomica messa insieme alla filiera dei beni culturali, messa insieme alla campagna divina e messa insieme anche a quella che può essere l'occasione non solo di PIL economico ma di PIL sociale per un territorio, qual è il vino, è un'occasione, una possibilità. Le nostre aziende devono sotto questo aspetto ancora sempre di più mettere insieme l'identità, il terreno, la terra, la comunità e la storia di un popolo. Lì si costruisce la passione ma anche un'occasione. I Borboni avevano realizzato la vigna del Ventaglio nel Belvedere di San Leucio, nella Reggia avevano creato le occasioni perché ci fossero delle bellezze naturali e paesaggistiche, e noi le vogliamo continuare. Lo facciamo all'interno della Reggia col Ministero dei Beni Culturali, lo faremo nello scalone monumentale dell'altro sito UNESCO della città, al Belvedere di San Leucio, recuperando i vigneti storici, recuperando i vigneti autoctoni del territorio, perché proprio da quella storia noi possiamo costruire la passione di un percorso non soltanto enogastronomico ma di vissuto. È fondamentale assolutamente che il vino, la storia enogastronomica, l'agricoltura e il nostro territorio passi da una terra felice che è la Campania, una terra divina che è la Campania, e va anche scritta una storia diversa, va scritta una memoria della nostra storia. Venivamo scelti dai greci, dagli arabi, dai romani, perché questa era storia ed era terra di bellezze, e questa bellezza ce la dobbiamo portare e ricordarcela tutti quanti.